parliamo con Pietro Cogliati di questo pareggio, insomma, che non credo ti possa soddisfare al 100%. Noi dobbiamo giocare sempre per vincere, soprattutto in questo periodo. Volevamo dare continuità con la vittoria ottenuta su Tirol e cercare di ottenere finalmente una vittoria in casa che non arriva da troppo tempo. E niente, non è arrivata e Sprecato un po' i 3 punti di domenica. Avete un po' sprecato i 3 punti conquistati in Bolzano. Non sono sprecati perché comunque sono 3 punti che abbiamo ottenuto in una trasferta tosta che è quella di Sud Tirol, che andare a vincere lì è sempre difficile per tutti e non sono assolutamente sprecati. Dovevamo dare continuità per cercare poi anche con la Pro Patria di riuscire magari ad ottenere un'altra ulteriore vittoria che sarebbe stata importantissima per il discorso salvezza. E abbiamo fatto un pareggio, non abbiamo perso, è già qualcosa, però per come abbiamo giocato, per come abbiamo imposto il nostro gioco, ci pesa, è un pareggio un po' che brucia. Insomma, alla fine è un po' una questione che si ripete, no? L'impegno c'è di tutti, correte tanto, però alla fine manca il guizzo vincente, manca il gol e di solito queste cose pesa sui voi attaccanti. Se non si fa gol è sempre colpa degli attaccanti, però posso dire che le occasioni anche oggi le abbiamo avute. Dobbiamo essere più concreti, dobbiamo essere bravi all'ultimo passaggio, che può essere un cross, che può essere un filtrante, così dobbiamo essere bravi a concretizzarlo, perché molte volte facciamo bene tutta l'azione, poi palla in mezzo e magari manca quella rimorchio, manca quel taglio sul primo palo, cioè sono tutti dettagli che però sono i fondamentali per arrivare ad essere una squadra concreta, perché come siamo stati concreti a Sud Tirol, che con 2 tiri e uno nello specchio abbiamo fatto un gol, 1-0, l'abbiamo portato a casa. Oggi dovevamo essere concreti che ci bastava anche un'occasione così per cercare di portare a casa la partita. Secondo te, insomma, si è parlato tanto dell'ultima conferenza stampa qua a Gorgonzola del Mister, dove si è lasciato un po' andare, ha avuto un grande sfogo. Questo ha pesato o peserà su voi giocatori? Come l'avete presa? Assolutamente non pesa e non peserà. Noi siamo un gruppo che è coeso e deve cercare di essere unito il più possibile per portare a casa questa salvezza. Di tutto ciò che c'è all'esterno, comunque non ci riguarda per quanto concerne la prestazione sul campo. Poi sono discorsi che puoi fare in conferenza stampa, che magari è meglio fare spogliatoio così, ma è inutile anche ritirare fuori queste cose che al gruppo non hanno scosso. Infatti abbiamo vinto la scorsa settimana su Tirol, oggi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione, però dobbiamo essere più concreti. Però comunque non è che ci ha affossato, ci ha tagliato le gambe assolutamente.